Allora Francesco, ha segnato anche oggi. Quante reti hai fatto in questo campionato? 31. 31. Poi tu giochi anche in altre categorie, cioè? E giovanissimi B e giovanissimi regionale. E lì ha segnato? Sì. Un po' più dura però, eh? Sono grandi, sono. Grandi che vuol dire? Tu hai 13 anni, loro? Quelli giovanissimi B hanno 14, giovanissimi regionali 15. Tu in pratica in una settimana quante partite fai? Due, ma ora ho smesso e faccio solo una. Perché ti stanchi troppo? Sì. Ti spremono un po' troppo? Sì, insomma. Tutti ti vogliono giocare e tutti hanno bisogno di te. Sì. Senti, ma è vero che tuo papà ogni volta che segna una rete ti dà 5.000 lire? No, la nonna. Ah, la nonna? Sì, quest'anno hai messo via un bel gruzzoletto. Insomma. Sì. Senti, qual è il calciatore che tu sogni di imitare, se ce n'è uno? Gullit. Gullit? Ma lui è nero, tu sei bianco. È bravo, garba. Sì. Paolo Rossi, tu te lo ricordi? Sì. Non, lui non ti piaceva? Abbastanza. Senti, ma per te è semplice giocare con questi ragazzini perché no. Sei indubbiamente abbastanza più bravo di loro oppure trovi difficoltà? No, no, si trova anche difficoltà. Sono tutti bravi, non è che ce ne sia uno più forte, siamo tutti bravi. Voi siete proprio una bella squadretta, siete assortiti bene, quant'è che giocate insieme? Quest'anno, perché io l'anno scorso giocavo di sopra, io e la seconda volta e ripetuto gli esordienti. Però ho giocato anche qualche volta con quelli di sotto. Senti, ma tu mi dicevano che ha segnato in un totale di oltre 300 reti, è vero? No, come c'era scritto su giù, come penso io, forse è più di 200, sì, ma perché quando giocavo nei primi calci feci 68 gol, poi negli esordienti 58 e ora 30. Insomma, tante reti. Quelli di giovanissimi regionali, giovanissimi B. Senti, hai letto sicuramente tutte queste storie, infatti anche noi siamo qui per quello, che tutti ti vorrebbero dalle squadre di Serie A, Serie B. Che effetto ti fa? È come se fosse un sogno. Oh, la realtà ora. Se fosse un sogno vuol dire che hai paura di svegliarti? Sì. Allora, tu dove vorresti andare di tutte queste squadre? Ce n'è una che ti piace in particolare? Ma mi dovrebbe andare alla Fiorentina o al Napoli. Ma se la Fiorentina non ti vuole, è vero? Se mi vuole andrò a Napoli. No, io ho sentito dire che non ti vogliono, che perché costi troppo. Come hanno detto, dovevo andare prima, io dovevo firmare il contratto 3 giorni fa. Però a te fa una Fiorentina e mi dava la stessa cifra che davi in Napoli. Allora mio babbo mi ha detto se ti dà la stessa cifra alla Fiorentina preferisco andare alla Fiorentina che è più vicino a casa. Certo, almeno stai a casa. Però se non mi vuole prendo e vado a Napoli. Cioè tu andresti praticamente alla tua età a vivere a Napoli? 14 anni. L'anno prossimo? No, un altro anno se vado a Napoli resto qui e poi parto a Napoli e vado a Napoli. A 14 anni? Sì. Quasi a 15? Insomma. Sì, sì. Senti, a scuola tu come vai? Insomma. Insomma che vuol dire? Ma tanto bene. Perché vai a scuola e disegni palloni? Che fai? No. Come mai? Non hai voglia, tempo? Come? No, a parte non c'ho mai tempo di studiare. E sono sempre qui, poi no, vado il martedì e giovedì e sabato, sono sempre qui. Poi sono anche sempre dalla mia nonna perché la mia mamma lavora lì dalla mia nonna, siccome a casa ci vado solo la sera per dormire e basta.